Assessore Terzi, oggi viene firmato tra Regione del Nord e il Ministero dell'Ambiente l'accordo che vede il riconoscimento della specificità del bacino padano per quanto riguarda l'inquinamento e quindi la qualità dell'aria. Sì, direi che dopo qualche anno di lavoro finalmente siamo riusciti a in qualche modo a chiudere il cerchio anche per quanto riguarda l'attività politica. Quindi da prima quello che era lo studio, quelli che erano gli studi, gli approfondimenti, e adesso invece c'è l'impegno da parte di tutti i rappresentanti politici, quindi di tutte le regioni del nord, della macro regione del nord e dei ministeri direttamente interessati da tutto ciò che ha a che fare con l'inquinamento. In questo caso oggi finalmente firmiamo, abbiamo trovato una quadra anche sul contenuto di questo accordo, che al primo articolo in particolare ci tenevamo molto affinché venisse precisato e venisse riconosciuto da tutti i ministeri appunto proprio la specificità del bacino padano. Abbiamo rischiato, insomma, abbiamo avuto qualche difficoltà in ordine a questo elemento, ma abbiamo insistito perché ci crediamo molto. Il secondo passo ovviamente sarà quello di formare dei gruppi di lavoro da gennaio affinché poi tutte le azioni trovino la realizzazione. Ovviamente questo è un impegno importante, ma poi va realizzato. E poi il terzo passo, ma non in ordine di importanza, insomma, ma in ordine di tempo, sarà andare poi con l'avallo del Ministero dell'Ambiente in Commissione Europea a dire: guardate che ci siamo anche noi e abbiamo una particolare situazione. Nel pacchetto approvato anche in questi giorni dalla Commissione Europea, che prevede anche delle restrizioni per quanto riguarda il limite delle emissioni a livello nazionale, no? Esatto, rientra in questo grande discorso. Ora, il fatto che ci abbiano riconosciuto, che ci sia stato questo primo riconoscimento appunto della specificità del bacino padano, ci permetterà di andare in Unione Europea e dire: guardate che noi non siamo uguali agli altri, ma non perché non vogliamo fare di meno degli altri, anzi fino adesso abbiamo fatto anche ben più di quanto non abbiano fatto altre regioni, in particolare la Lombardia, ma perché più di così non possiamo fare a meno di spegnere completamente sia la vita dei cittadini che le imprese lombarde e le imprese della regione del nord, della macro regione del nord, che non vogliamo. Quindi in questo senso ci stiamo muovendo, lotteremo con le unghie e coi denti affinché l'Unione Europea non si limiti solo a imporci dei balzelli, ma anche consideri quelle che sono le nostre caratteristiche particolari, che sono del nostro territorio, che amiamo tanto, ma che qualche limite ogni tanto ce lo dà. Ecco, lei peraltro ha espresso i suoi dubbi sul blocco del traffico, ha detto sarebbe utile anticipare una misura invece che dovrebbe essere adottata dal 2016, ce la ricordo? Sì, dal 2016 nell'area critica, quella che è l'attuale area critica, ci sarà il divieto di circolazione, verrà esteso anche agli Euro 3 diesel, esclusivamente diesel. Avevamo proposto a quelle che è l'Interland milanese e la città di Milano, particolarmente colpita appunto dal problema della qualità dell'aria, di anticipare in via sperimentale dal 15 gennaio al 15 febbraio questa misura. I comuni non hanno, in particolare il comune di Milano non ha inteso aderire, preferendo invece la misura emergenziale del blocco dopo un tot di giorni di superamento dei livelli. Ora, questa secondo noi non è una soluzione, perché non porta assolutamente a niente, e quindi insomma abbiamo iniziato a discutere in ordine a quanto sia efficace o meno, e la nostra posizione è chiara da tempo: questa non è efficace, serve solo probabilmente per fare propaganda e per scaricare la responsabilità su altri. Ministro, quali sono le misure con le quali viene riconosciuta la specificità del bacino padano? Sono sia misure che riguardano la mobilità, sia misure che riguardano le emissioni delle attività produttive, e sia misure che riguardano le attività agricole. Poi ci sono una serie di luoghi, di strumenti, di approfondimento per un'ulteriore implementazione dell'accordo. Ci sono misure che riguardano anche il riscaldamento civile. È un accordo di programma che affronta a 360 gradi le cause delle emissioni di polveri sottili, ed è un accordo che per la prima volta mette insieme ministeri diversi e regioni diverse, quindi è stato un lavoro molto faticoso, che però diciamo può costituire la premessa non solo all'attuazione delle misure contenute, ma un ulteriore step sul quale abbiamo iniziato da subito a lavorare, perché sappiamo che la sfida è importante e che raggiungere degli obiettivi non sarà semplice, ma insomma credo che vada salutato positivamente il fatto che finalmente si incominciano a fare dei passi concreti.